Ciao a tutti! Gli archeologi e gli storici possono di solito fornire spiegazioni ragionevoli per gli artefatti del passato lontano che scoprono nel corso del loro lavoro. Tuttavia, alcuni oggetti non hanno una spiegazione pronta e il loro scopo rimane un mistero perso nel tempo. Questo video mostra tali oggetti di tanto tempo fa e da luoghi lontani, tutti i quali hanno lasciato gli esperti con più domande che risposte. Iniziamo! Pugnali ossei umani. I pugnali ossei sono scoperte archeologiche relativamente comuni in Nuova Guinea. Sono spesso oggetti elaboratamente decorati, con la qualità e la bellezza di ogni pugnale ritenuti segno del prestigio e del potere del guerriero che lo possedeva. Fino al 2018, scienziati e archeologi ritengono che ci fosse un altro modo in cui gli antichi guerrieri della Nuova Guinea facevano dichiarazioni sulla loro potenza. Mentre la maggior parte dei pugnali trovati nel paese sono fatti di osso animale, alcuni di essi sono fatti di osso umano, specificamente ossa femorali umane. Questi pugnali ossei umani sembrano essere stati molto rari, il che suggerisce che erano riservati a coloro che avevano un alto status. Non erano oggetti cerimoniali, però. È evidente dalla condizione di alcuni degli esemplari recuperati che i pugnali erano usati nel combattimento ravvicinato. Ci sono resoconti di esploratori del XIX secolo, secondo cui le tribù della Nuova Guinea usavano pugnali ossei umani nella pratica del cannibalismo e della mutilazione. Ma fino a poco tempo fa, questi resoconti erano considerati sensazionalistici. Ora sappiamo che la pratica di realizzare questi pugnali è continuata fino alla metà del XX secolo. La maschera da parata di cavalleria in ferro. Proseguiamo con una scoperta romana antica molto rara avvenuta in Romania nel febbraio 2023. Si tratta di una maschera da parata di cavalleria in ferro e ha circa 1900 anni. Le maschere da parata romane sono scoperte rare, ma questa è particolarmente rara. Delle poche maschere da parata che sono state trovate in Romania prima, tutte erano fatte di bronzo. Questa è l'unica mai trovata nel paese ad essere fatta di ferro. Sfortunatamente, la conseguenza del fatto che sia fatta di ferro è che è molto pesantemente ossidata, il che è dovuto al fatto che ha trascorso secoli sepolti in un suolo umido. Gli esperti dicono che la maschera è del tipo calcriese, che può essere identificato dalla sottigliezza delle sue fessure oculari, il naso largo e l'espressione stranamente pacifica. La scoperta è stata fatta da Betei Viorel, un metal detectorista dilettante. Anche questo è un evento raro, poiché le persone che desiderano possedere metal detector in Romania richiedono una licenza dal governo. Questa particolare maschera probabilmente apparteneva a qualcuno che era di stanza al vicino forte romano di Bumbeștiu durante le guerre daciche e si spera che sembrerà molto meglio dopo essere stata pulita e conservata. Il fragmentarium. Molti di noi sono preoccupati per l'impatto che l'intelligenza artificiale potrebbe avere sulla specie umana in futuro, ma qui nel presente si sta dimostrando uno strumento potente per gli archeologi. Nel febbraio 2023 gli archeologi hanno annunciato l'invenzione di un nuovo strumento di intelligenza artificiale chiamato Fragmentarium. Sperano di utilizzarlo per ricomporre i misteri dei testi antichi babilonesi. Lo strumento è stato sviluppato presso l'Istituto di Assiriologia dell'Università Ludwig Maximilian in Germania e si spera che permetta un avanzamento nel decifrare i testi attualmente illeggibili. I ricercatori dell'università hanno attualmente elaborato più di 22.000 frammenti di testi non tradotti da tavolette cuneiformi babilonesi, con altri in arrivo. Lo strumento è capace di identificare frammenti corrispondenti, ricreando così tavolette frantumate. È anche in grado di abbinare sezioni di scrittura basate su ciò che conosce riguardo a parole e frasi identiche su altre tavolette. I risultati iniziali sono incoraggianti, con lo strumento testato e utilizzato da circa 200 accademici di tutto il mondo. Alla fine, il team dell'università spera di rendere il Fragmentarium disponibile a tutti. Collezione di arpioni e spada di rame. Ecco una scoperta incredibile avvenuta per caso. Nel giugno 2022, un contadino nel distretto di Mainpuri dell'Uttar Pradesh in India stava arando il suo campo quando ha sollevato una collezione di arpioni e spade di rame che erano stati sepolti nel terreno per almeno 4.000 anni. Il contadino pensava che i manufatti fossero fatti di oro piuttosto che di rame, quindi, invece di avvisare le autorità, li portò a casa e li nascose. Stupidamente,
Poi si vantò con gli amici della scoperta, il che portò la polizia a venire a conoscenza della situazione e poi a fare una retata nella sua casa. Ora i manufatti sono nelle mani di professionisti e si stanno chiedendo perché fossero tutti sepolti insieme in un gruppo. Erano stati nascosti qui con l'intenzione di tornare a prenderli, o c'era qui un impianto di produzione di armi 4.000 anni fa? Quello che sembra chiaro è che queste armi erano progettate per una forza combattente suprema. Non sono il tipo di armamenti che una persona media dell'epoca possederebbe. Non sembra esserci altra evidenza archeologica sul sito, quindi queste sono domande a cui purtroppo potremmo mai ottenere risposte. La tavoletta di Kish. Passiamo ora alla tavoletta di Kish. Questo manufatto in calcare prende il nome dalla città sumera antica di Kish in Iraq, dove è stata scoperta. C'è un po' di confusione riguardo al momento preciso della sua scoperta, con alcune fonti che indicano il 1923 e altre il 1933. Gli scienziati hanno datato il periodo di Uruk di oltre 5.000 anni fa. Secondo la maggior parte degli esperti di lingue e culture antiche che hanno esaminato la tavoletta di Kish, è il documento scritto più antico del mondo. Questo la rende enormemente significativa e ci piacerebbe potervi dire cosa dice, ma non possiamo. La scrittura sulla tavoletta, se è effettivamente scrittura, è parzialmente pittografica. I segni sembrano essere un tipo di proto-cuneiforme. Abbiamo già abbastanza difficoltà a tentare di tradurre le iscrizioni cuneiformi. Non abbiamo alcuna possibilità di tradurre il proto-cuneiforme a meno che non si facciano ulteriori scoperte nella nostra comprensione delle origini della parola scritta. È molto probabile che la tavoletta di Kish contenga un messaggio, forse anche molti messaggi, ma è tutt'altro che certo che saremo mai in grado di comprenderlo. Il grande torque di Snettisham. Guardando il grande torque di Snettisham nel Museo Britannico, si potrebbe pensare che il meraviglioso pezzo dorato sia stato una volta proprietà di un re o una regina britannica. Se costretti a indovinarne l'età, probabilmente non andreste molto oltre i 300-400 anni. Dopotutto, è in condizioni notevolmente buone e il suo design intricato indica chiaramente un'abilità artigianale qualificata. Tuttavia, sareste molto lontani con quella supposizione, perché questo incredibile torque dorato è stato realizzato poco più di 2000 anni fa. È il torque dell'età del ferro più bello e meglio conservato mai trovato nel Regno Unito e proviene dall'infame orda di Snettisham, che è stata scoperta nel 1950. La datazione dell'oggetto è stata facilitata da una moneta che è stata trovata con esso, che indicava essere stata coniata nell'anno 75 prima di Cristo. È noto che la tribù degli Iceni viveva in questa parte dell'Inghilterra durante quell'epoca, quindi è possibile che questo sia appartenuto a un loro leader. Non è di design romano ed è difficile immaginare chi altro avrebbe avuto lo status o le risorse per richiedere un torque d'oro massiccio. L'auriga di Delfi. L'auriga di Delfi è così chiamato perché è una statua di un antico auriga greco. È stata scoperta all'interno del santuario di Apollo a Delfi in Grecia nel 1996. Il nome greco della statua, considerata un capolavoro della scultura in bronzo antica, è Heniokos, che si traduce come il detentore delle redini. Alcuni storici dicono che la statua raffigura Polyzalus di Gela, un leader tirannico della Sicilia, ed è stata eretta per commemorare la sua vittoria nelle corse di bighe ai giochi pitici del 474 prima di Cristo. Un altro gruppo di storici crede che la persona raffigurata sia Hieron, fratello di Polyzalus, che aveva una propria vittoria nelle corse di bighe da celebrare ai giochi olimpici. La statua è tutto ciò che rimane di quella che una volta sarebbe stata un'opera d'arte significativamente più grande, comprensiva di 4 cavalli e forse una coppia di garzoni. È molto probabile che l'auriga di Delfi sia opera di Pitagora di Reggio, un noto scultore dell'epoca che viveva in Sicilia, ma non possiamo escludere la possibilità che sia stata opera dello scultore greco antico Calamide, invece. Le statue in bronzo di quest'epoca sono rare, perché spesso venivano fuse affinché il materiale potesse essere riutilizzato, ma questa è parzialmente sopravvissuta, perché era sepolta sotto una frana. I leoni di Urkes. Le fondazioni urrite sono talvolta conosciute anche come i leoni di Urkes, sebbene ci sia un certo dibattito su se dovrebbero essere chiamate così o meno. Ognuno dei due pali di fondazione è identico. Sono fatti di rame, modellati come leoni,
e potrebbero o non potrebbero essere stati prodotti nell'antica e potente città di Urkesh in Siria. L'idea che provengano da lì sembra essere confermata dalle iscrizioni cuneiformi sugli artefatti, che indicano che sono stati collocati nelle fondazioni del Tempio di Nergal, che si trovava a Urkesh. Alcuni studiosi credono che queste iscrizioni siano state aggiunte qualche tempo dopo che i pali furono fabbricati e potrebbero non essere originari di quel luogo. Tuttavia, anche se di qualche anno più antica, l'iscrizione è il più antico esempio conosciuto sopravvissuto della lingua urrita. Purtroppo, dopo essere stati creati circa 4300 anni fa e aver trascorso quasi tutto questo tempo insieme, i pali sono ora stati separati e entrambi sono lontani da casa. Uno si trova al Louvre a Parigi, in Francia, e l'altro è al Metropolitan Museum of Art a New York, negli Stati Uniti. Moneta d'oro bizantina. Ora ci dirigiamo in Israele per esaminare la scoperta di una moneta d'oro bizantina molto rara nota come solidus. La moneta ha circa 1600 anni e è stata scoperta da un team di studenti di archeologia israeliani che lavoravano in una località non divulgata nei pressi della Galilea. Il solidus è magnificamente ben conservato ed è stato coniato durante il regno dell'imperatore Teodosio II a Costantinopoli in Turchia tra gli anni 420 e 423. Monete come questa sono state trovate prima nell'ex impero bizantino orientale, ma questa è la prima volta che un simile manufatto viene trovato in Israele. Un lato della moneta reca un'immagine del volto dell'imperatore, mentre l'altro mostra la dea romana Vittoria, che tiene il bastone della croce. Trovare una moneta d'oro di questa epoca in così buone condizioni sarebbe sempre motivo di celebrazione, ma Teodosio II è stato un imperatore particolarmente influente. Fondò l'Università di Costantinopoli e introdusse anche il Codice Teodosiano nel 438, che codificava tutte le leggi emesse dopo l'anno 312 e stabiliva precedenti legali che sono diventati la base di molte leggi che esistono ancora oggi. Il Santuario del Falco. Gli antichi Egizi erano un popolo così misterioso che probabilmente non saremo mai in grado di svelare tutti i loro segreti. I loro rituali e siti sono un enigma per noi, e questo enigma si è approfondito con la scoperta del cosiddetto Santuario del Falco nell'ottobre 2022. Lo strano santuario, che raffigura antichi rituali e pratiche finora sconosciuti, è stato scoperto durante scavi archeologici pianificati a Berenike. Questa era un tempo un fiorente porto greco-romano, pieno di commercianti, ed è anche conosciuta come Berenike e Berenice Trogloditica. Le prove archeologiche suggeriscono che il santuario sia stato creato tra il IV e il VI secolo, durante il quale la città era parzialmente controllata da una cultura nomade del deserto orientale chiamata Blemmi. Gli arpioni e le statue a forma di cubo visti sul santuario sono offerte che erano specifiche per i Blemmi e le loro credenze. Il Santuario del Falco prende il nome dai 15 falchi che sono stati trovati sepolti al suo interno, tutti accompagnati dalle loro uova, ma privi delle loro teste. Per rendere le cose ancora più strane, c'è un'iscrizione che recita: «È vietato bollire una testa qui dentro». Dobbiamo presumere che si riferisca alle teste degli animali, perché l'alternativa è macabra. Maschera di pietra. 9.000 anni fa, gli occupanti preistorici delle terre attorno al monte Hebron e ai monti della Giudea iniziarono a passare da uno stile di vita nomade alla costruzione di insediamenti e alla coltivazione della terra. Uno di questi insediamenti ha anche realizzato questa maschera di pietra e gli archeologi pensano che le due cose possano essere collegate. Sospettano che la maschera sia stata deliberatamente sepolta per denotare la proprietà del terreno su cui è stata costruita una casa. Denotare la proprietà attraverso la sepoltura era comune all'epoca, anche se di solito le maschere non erano coinvolte. Le maschere di questo tipo sono molto rare in generale. È una delle sole 15 al mondo che può essere provata a provenire dall'era neolitica. Anche se non sono stati in grado di provarlo, gli esperti pensano che la maschera possa essere stata realizzata da un calco preso dal volto di una persona deceduta. Il culto degli antenati era praticato in questa parte del mondo durante i tempi neolitici, e le maschere funerarie facevano parte di ciò. Nonostante il peso di questa, è probabile che fosse progettata per essere indossata durante i rituali. Ha piccoli fori sui lati, attraverso i quali sarebbe stato passato un laccio per fissarla al viso del portatore. Ciò deve essere stato un po' scomodo.
tesoro della dinastia Ming. Un campo di battaglia è un buon posto per cercare tesori sepolti, ma il problema è che la maggior parte dei principali campi di battaglia antichi del mondo sono già stati identificati ed esplorati. Tuttavia, non è sempre così. Un campo di battaglia dell'era Ming, di circa 370 anni fa, è stato scoperto in Cina all'inizio del 2017 e finora ha già restituito più di 10.000 oggetti. Gli esperti stanno ancora esaminando le cose che hanno trovato, ma sono già molto entusiasti di questo incredibilmente raro sigillo imperiale dorato. Pensano che possa essere appartenuto all'erede apparente di uno degli antichi imperatori cinesi. L'oggetto proviene da un sito storico di Jiangsu e risale a un periodo turbolento nella storia cinese mentre la dinastia Ming cadeva e la dinastia Qing sorgeva. È improbabile che qualcosa trovato lì durante il resto della ricerca sarà più prezioso del sigillo. Il rettangolo dorato di 10x3 cm con la sua tartaruga decorativa è quasi certamente l'unico del suo genere mai creato. Potrebbe anche essere caduto nelle mani di Zhang Xianzong, il leader ribelle noto come la Tigre Gialla, che guidò la rivolta contro l'impero Ming. Anello penanulare d'oro. Un cercatore con metal detector ha scoperto un antico anello penanulare d'oro nel nord del Norfolk, che è stato realizzato più di 3 millenni fa. Questo prezioso ritrovamento ha avuto luogo in settembre 2022, ma non è stato segnalato fino a marzo 2023. L'anello di un centimetro è placcato in oro su un nucleo metallico e presenta, secondo le parole degli esperti, una quantità sorprendente di lavorazione. Lo scopo esatto dell'anello è sconosciuto, poiché non è un anello da dito, ma non è chiaro se fosse stato creato per decorare un orecchio o un naso, e in tal caso come fosse attaccato. Circa 12 anelli penannulari d'oro sono stati trovati nel paese da quando è stato istituito il Portable Antiquities Scheme nel 1997. Helen Geek, un ufficiale di collegamento per i ritrovamenti locali, ha detto che le persone che potevano lavorare il metallo durante l'età del bronzo erano considerate quasi maghi e che erano incredibilmente misteriose. Ha aggiunto che l'età del bronzo è stata l'epoca che ha prodotto le prime persone nel Regno Unito a lavorare con il metallo e che usavano il fuoco per cambiarne la natura. La corte del coroner di Norfolk ha avviato un'inchiesta sul ritrovamento e il museo del castello di Norwich spera di acquisirlo in tempo. La spada di Saebo. La spada di Saebo, conosciuta anche come la spada di Turmut, è una spada vichinga che è stata trovata in un tumulo a Saebo a Vikøyri, nella regione di Sogn, in Norvegia, nel 1825. È unica nel mostrare resti di un filo metallico ai lati larghi del suo elsa superiore. La lama è in condizioni delicate e l'iscrizione su di essa è mal conservata, ma se l'interpretazione favorita dagli esperti è corretta, sarebbe un esempio unico di una spada dell'era vichinga con un'iscrizione runica sulla lama. La spada presenta un'iscrizione realizzata in intarsio di ferro lungo il centro della lama, vicino all'elsa. George Stephens, un archeologo e filologo inglese specializzato nelle iscrizioni runiche della Scandinavia, ha identificato l'iscrizione della spada come un'iscrizione runica che incorpora un simbolo della svastica. Nel suo libro, Manuale dei vecchi monumenti runici del nord della Scandinavia e dell'Inghilterra, Stephens ha incluso un disegno della spada e della sua iscrizione comprendente 5 rune o lettere simili a rune con un simbolo della svastica al centro. Puoi andare a dare un'occhiata. Stephens ha interpretato la svastica come un simbolo di Thor e ha interpretato il significato come posseduto da me, Turmut. La tavola di Silak Thun. Nel 2017, nel cuore del Guatemala, gli archeologi hanno fatto una scoperta impressionante, chiamata Tavola di Silak Thun. Questa reliquia, scolpita in pietra vulcanica, risale a più di 1500 anni fa e appartiene alla civiltà Maya. La tavola, probabilmente utilizzata per rituali sacri, presenta incisioni intricate che raffigurano antichi dei, costellazioni e simboli di potere. La cosa più curiosa è che gli esperti credono che la tavola di Silak Thun potrebbe essere stata utilizzata in cerimonie di sacrificio o come altare per offerte agli dei del sole e della pioggia. Le figure scolpite sui lati narrano miti sulla creazione del mondo e suggeriscono una connessione tra la tavola e i rituali di fertilità della terra.
I quattro piedi scolpiti simboleggiano i punti cardinali, indicando che i Maya avevano una profonda conoscenza astronomica. Oggi, la tavola di Silak Thun è esposta al Museo Nazionale di Archeologia del Guatemala, dove attira studiosi e turisti da tutto il mondo, incuriositi dal mistero e dalla complessità di questo manufatto, che custodisce ancora molti segreti sulla spiritualità e sulla vita quotidiana degli antichi Maya. Vorremmo sapere cosa ne pensate di questo misterioso argomento. Fatecelo sapere nei commenti. Un ostensorio misterioso. Un oggetto storico associato alla Chiesa Cattolica è stato trovato sepolto nel terreno nel distretto forestale di Lubaczów in Polonia in marzo 2023. L'oggetto è un ostensorio che viene utilizzato per l'esposizione e l'adorazione del Santissimo Sacramento. I ricercatori del Museo di Kreszów a Lubaczów stanno cercando di determinarne la storia e, si spera, scoprire il tempio di cui una volta faceva parte. L'origine dell'ostensorio rimane un mistero e i ricercatori hanno chiesto aiuto per determinare il destino del ritrovamento. L'insolito artefatto è stato scoperto da Klaudiusz Kotulak, che stava conducendo una ricerca pianificata di antichi monumenti nell'area in cooperazione con il Podkarpacki Wojewódzki Conservator dei Monumenti. L'ostensorio era rotto in tre parti ed era stato nascosto di proposito, ma una volta scoperto, le autorità locali hanno concordato che sarebbe stato appropriato un pieno scavo dell'artefatto. Quel processo ha rivelato che l'ostensorio era fatto di ottone dorato e argentato. L'esame preliminare indica che l'artefatto proviene dal XIX secolo, che è una storia relativamente recente. Perché qualcosa di così recente sarebbe stato sepolto? E da dove proveniva? La mappa misteriosa dell'imperatore. L'imperatore Wanli della dinastia Ming possedeva una mappa mondiale enorme che non aveva eguali in Europa. La mappa, che era montata su uno schermo pieghevole di 6 pannelli, conteneva oltre 850 nomi di luoghi, linee di latitudine e longitudine e leggende minuziosamente scritte per ogni regno, isola e continente. Creata da un missionario gesuita italiano e un geografo cinese, la mappa ritraeva il mondo come 20 volte più esteso di quanto l'imperatore avesse mai immaginato e aveva il titolo Carta comprensiva delle miriadi di terre sulla fondazione della Terra. Tuttavia, si sospetta che la mappa sia stata alterata in qualche punto della storia. Una caratteristica chiave della mappa, la leggenda che dice tra i 15° e 42° paralleli, è stata cancellata e sostituita con modelli oceanici. Non è chiaro se ciò sia stato fatto di recente o molto tempo fa, ma è chiaro che l'alterazione fornisce prove che l'attuale rivendicazione della Cina sulle isole Spratly nel Mar Cinese Meridionale non è indiscutibile. La mappa originale documenta chiaramente che, nel 1608, la sovranità Ming si estendeva solo fino alle isole Paracel, che sono a centinaia di chilometri dalle Spratly. L'alterazione potrebbe essere un tentativo di sostenere la moderna finzione della Cina di primazia storica nel Mar Cinese Meridionale. Mistero del Buddha. La possibile scoperta di una statua di Buddha in bronzo nel nord-ovest dell'Australia potrebbe fornire prove dell'esplorazione e insediamento cinese antico della regione, secondo due cineasti che affermano di aver dissotterrato l'oggetto. Leon Deschamps e Shane Thompson hanno scoperto la piccola pesante statua mentre utilizzavano rilevatori di metalli per cercare oggetti lasciati dagli esploratori francesi all'inizio del 1800. I cineasti credono che la statua possa risalire alla dinastia Ming, che durò dal 1368 al 1644, e fornire prove dell'esplorazione cinese dell'Australia più di 600 anni fa, anche se questa affermazione è vivacemente dibattuta dagli esperti. Alcuni studiosi hanno suggerito che la statua potrebbe essere stata portata in Australia dai cercatori di perle cinesi alla fine del 1800 o all'inizio del 900. La scoperta del Buddha in bronzo potrebbe anche fornire nuove intuizioni sulle flotte del tesoro dell'era Ming, che esplorarono il mondo alla ricerca di minerali e altre risorse. Secondo l'ex presidente cinese Hu Jintao, queste spedizioni viaggiarono in Australia all'inizio del XV secolo, più di 3 secoli prima che il capitano Cook arrivasse nella regione. Nonostante sia un argomento controverso, i sostenitori della teoria hanno a lungo cercato una prova concreta per dimostrare che i cinesi visitarono l'Australia secoli prima degli esploratori europei. Forse questa è la prova.
murales vecchi di 1400 anni. Gli archeologi hanno scoperto due murales vecchi di 1400 anni di uomini bifronti in una sala cerimoniale appartenente alla cultura Moche in Perù. I murales sono adornati con ricchi dettagli, incluso uno che raffigura un uomo che tiene un calice dal quale si vede bere dei colibrì, alludendo potenzialmente al sacrificio e a quello che gli esperti si riferiscono in modo enigmatico come i regni cosmici in cui credevano i Moche. Gli artisti potrebbero aver sperimentato come mostrare il movimento e catturare due momenti narrativi simultaneamente. I murales furono creati tra gli anni 550 e 800, quando la civiltà Moche fiorì nelle aree costiere del Perù. I Moche costruirono templi, si impegnarono in sacrifici umani e crearono opere d'arte raffinate, inclusa una famosa coppia di calici ceramici a forma di teste umane. Gli uomini bifronti potrebbero rappresentare divinità, ma ciò è incerto, poiché appaiono completamente umani, eccetto per il fatto che ognuno ha due volti. Il luogo della scoperta, avvenuta in marzo 2023, è Pagnamarca, un complesso architettonico situato nella valle inferiore di Nepeña in Perù. Gli archeologi lo studiano da oltre 60 anni, ma nonostante questi decenni di studio, gran parte del sito rimane inesplorato. Il gioco da tavolo più antico. Sfortunatamente per i fan dei fumetti, il museo di Batman nell'Anatolia sudorientale in Turchia non è ciò che sembra. Non ci sono cimeli del Cavaliere Oscuro qui. Tuttavia, vale ancora la pena visitarlo se ti trovi nella zona, non ultimo perché contiene il gioco da tavolo più antico del mondo. Il personale del museo chiama il gioco Cani e Maiali, ma è solo un soprannome basato sull'aspetto di alcune delle pedine. Non abbiamo idea di come le persone che giocavano al gioco lo chiamassero, e ancora meno idea di come potrebbe essere stato giocato. Quello che sappiamo però è che le pedine artigianali su questa bellissima tavola sono state create 5.000 anni fa. Questo rende il gioco più antico di Go, che era giocato in Cina migliaia di anni fa, e di Senet, che è un gioco da tavolo di età simile. La tavola e le pedine sono state trovate in un sito archeologico nella provincia turca sudorientale di Siirt. È l'unica tavola di Cani e Maiali che sia mai stata trovata, quindi il gioco potrebbe non essere stato diffuso. Le varie pedine fanno sembrare che il gioco sarebbe divertente da giocare, ma senza le regole siamo un po' bloccati. Sculture misteriose di donne. Apopka in Florida, negli Stati Uniti, è una piccola città nella contea di Orange che generalmente non riceve molta attenzione dagli archeologi. Questo è cambiato drasticamente nel 2005, quando i lavoratori hanno scavato una tubatura dell'acqua rotta nell'Island Manor della città. Con grande sorpresa, hanno trovato tre sculture di donne seno nudo che indossavano copricapi e gioielli e portavano vasi di terracotta. Le sculture sono grandi e pesanti, ognuna pesa diversi 50 kg. Una grande testa di pietra è stata trovata vicino alle tre sculture. Una cosa era immediatamente chiara: le statue non sono di origine floridiana o nemmeno americana. Le statue sono state portate al museo della città, che le ha trasferite nel suo cortile perché non sapeva cos'altro fare con esse. Una visita casuale di Alisa Payton dal Museo d'Arte Harn dell'Università della Florida nel 2015 ha cambiato ciò. Lei ha immediatamente notato che le sculture erano fatte di roccia vulcanica e probabilmente sono arrivate in America da Java Est. Crede anche che siano vecchie di più di 1000 anni. Il museo della città di Apopka è stato felice dell'aiuto e ha donato le statue al museo Harn affinché potessero essere meglio esposte. La questione di come siano arrivate in America in primo luogo rimane senza risposta. Le tazze Aldo Brandini. Le tazze Aldo Brandini, conosciute anche come i Cesari d'argento, non sono vicine per antichità ad alcuni dei misteri che abbiamo esaminato in questo video, ma sono altrettanto enigmatiche. I 12 calici in argento dorato non sono solo incredibili esempi di lavoro metallico del Rinascimento, ma sono l'impresa più compiuta di lavorazione dell'oro del XVI secolo nel mondo. Ognuno dei pezzi consiste in una coppa, un gradino e al centro della coppa una figurina di uno degli imperatori romani descritti nel libro I 12 Cesari dello scrittore romano antico Svetonio. Ancora una volta, se vuoi avere l'esperienza di leggere questo libro, è nella barra della descrizione proprio qui sotto. All'interno di ogni coppa ci sono ulteriori 4 rilievi nei quali sono raffigurate scene importanti dalla vita di quei governanti.
C'è una differenza molto lieve di stili tra alcuni dei pezzi, il che implica che il lavoro potrebbe essere stato iniziato da un artista e continuato da un altro. Il motivo per cui sono così misteriosi è che non sappiamo chi li abbia fatti. Per un lavoro così incredibile, ci aspetteremmo un registro storico, o almeno una firma dell'artista sull'opera, ma non c'è nulla e poche storie scritte su cui fare affidamento. Appaiono per la prima volta nell'inventario del cardinale Pietro Aldobrandini nel 1603, da qui il nome della collezione, ma lui non era l'artista e probabilmente sono molto più vecchi di così. Il blocco di Cascajal. Dire che il blocco di Cascajal è un osso di contesa per archeologi e scienziati sarebbe dire poco. Per i suoi sostenitori è la prova che la civiltà olmeca ha ideato la prima forma di scrittura nelle Americhe. Per i suoi detrattori è un falso più moderno e c'è poca possibilità che le due parti possano mai concordare. Le circostanze della sua scoperta non aiutano. Piuttosto che essere scavato dagli archeologi, è stato trovato in un mucchio di detriti a Veracruz in Messico, da costruttori di strade nel 1990. Le figurine di argilla e le ceramiche trovate intorno ad esso sono state datate intorno al 1000 prima di Cristo e quindi si presume che il blocco di Cascajal, con il suo complesso sistema di glifi, sia della stessa epoca storica. Se così fosse, ciò precederebbe la lingua scritta dei Zapotechi di circa 400 anni. Alcuni dei simboli sembrano rappresentare animali e uccelli, ma altri sono astratti e impossibili da decifrare. L'arrangiamento dei simboli in file disordinate è incoerente con altri sistemi mesoamericani di scrittura, quindi potrebbe essere che ogni simbolo sia un pezzo di informazione indipendente. La ripetizione di certi simboli, però, potrebbe indicare una lettera o parola ripetuta. Forse un giorno lo decifreremo. Cubi misteriosi. Nel maggio 2020, Will Reed stava pescando con un magnete in un fiume a Coventry, in Inghilterra, sperando di trovare antichità o curiosità di valore. Ha ottenuto più di quanto si aspettasse. Will si è imbattuto in 60 strani cubi coperti di complicate iscrizioni numeriche in sanscrito. Inizialmente pensava che i piccoli cubi fossero piastrelle, ma più ne uscivano dall'acqua, meno si sentiva sicuro della sua conclusione iniziale. Incapace di trovare una spiegazione ragionevole per la sua scoperta, Will si è rivolto a internet per chiedere aiuto. Da allora gli è stato suggerito che sono collegati a un antico rituale di preghiera indù che comporta il lancio dei cubi in acqua corrente nella speranza di ricevere una benedizione in cambio. Se le informazioni che gli sono state date sono corrette, sono noti come gettoni Jyotish. Le iscrizioni numeriche apparentemente corrispondono a preghiere codificate che, quando eseguite insieme, evocano la protezione di una divinità nota come Rahu. Anche se la spiegazione suona abbastanza convincente, manca di prove a sostegno per confermare l'idea, quindi la questione di cosa siano realmente i cubi di Will o da dove provengano rimane irrisolta. Enigma del vaso a forma di cigno. Gli archeologi sono abituati a trovare vasi e brocche a forma di animale all'interno delle antiche tombe cinesi, ma questo vaso a forma di cigno è arrivato con un enigma che gli esperti non sono ancora riusciti a risolvere. Il vaso, precedentemente intatto, contiene un liquido vecchio di 2000 anni e attualmente non abbiamo idea di cosa sia il fluido. La scoperta è arrivata quasi per caso. È avvenuta quando i lavoratori edili a San Mengxia, nella provincia di Henan, hanno scoperto una tomba precedentemente sconosciuta e hanno chiamato gli esperti per dare un'occhiata più da vicino. Insieme al vaso a forma di cigno hanno trovato anche un elmo di bronzo, una spada di ferro e una spada cerimoniale di giada. Quindi questo era probabilmente il luogo di riposo finale di un soldato o guerriero. Il vaso, tuttavia, è in qualche modo incongruo con il resto delle scoperte. È l'unico vaso di bronzo mai trovato in questa parte della Cina, e quindi ciò, unito al fatto che contiene un liquido non identificabile, ha eccitato molto gli archeologi. Il fluido, di cui c'erano circa 3000 ml, è stato descritto come giallo-marrone e contenente impurità. Potrebbe essere qualsiasi cosa, dal vino antico all'elisir di lunga vita cinese, da lungo tempo cercato e leggendario. Per oggi è tutto. Qual è stato il vostro momento preferito? Commentate, mettete mi piace, condividete e iscrivetevi. A presto!